mettiamo le calorie di quello che ho mangiato prima di fare questa challenge. 200 di pollo, 200 di riso, 150 di gallette, 30 di miele, 180 di fiocchi d'avena, 180 di farina d'avena, 50 di cioccolato fondente, 6 fette biscottate, 150 grammi di yogurt, pane integrale mulino bianco, 5 fette. Testimone di mamma? Sto già in corpo 35.000 calorie, quindi. Ah, raga, benvenuti a tutti in questo nuovo video. Oggi cheat day post gara. Raga, il video della gara è uscito, avete visto dei bellissimi risultati, sono ancora pieno di tan. Perché? Perché il giorno stesso della gara siamo venuti qua a fare il mio sgarro. È un po' che non mangio quello che voglio e quindi siamo qui al Jessis di Cadorago, proprio nel mio paese. Ho invitato un po' di miei amici, faremo una festicciola così e beviamo qualcosina, penso che stasera morirò. La sfida è quanti ferro burger riesco a mangiare e vediamo un attimino di non stare male perché è un po' che non mangio tanto. Andiamo raga e spacchiamoci di cibo, let's go. Raga, siamo dentro nel posto, siamo qui da mio fratello Pete. E ora vi presenterò un attimo dal Genesis. Ciao ragazzi, ciao, benvenuti. Qua abbiamo il nostro piano bar dove facciamo ciupiti, cocktail, birre, aperitivi. Poi abbiamo lo spazio fuori e abbiamo la nostra sala ristorante dove appunto questa sera ci sarà la sfida ferro burger con i miei fratelli, la mia gente. Facciamo un po' di casino. Ci sarà proprio una vera e propria challenge. Più panini mangerò, più Pete sarà contento. Pete, cosa c'è dentro? Allora, il panino sarà composto con un bun artigianale di patate, doppio hamburger da 180 grammi l'uno, rucola, fontina, bacon. Fontina scelta da me perché mi piace troppo la fontina, raga. E salsa BBQ. E salsa BBQ, raga. Dopo metteremo anche le calorie del panino e ci saranno anche però le patatine e le alette di pollo. Patatine fritte e alette di pollo. Perché nel menù abbiamo messo anche patatine e alette di pollo. Però poi continuerò solo con i panini se ce la farò. Raga, siamo pronti? Siamo pronti. Andiamo, dai, vamo. Let's go. Ragazzi, siamo qui sul tavolo da gioco. Ordiniamo bene il ferro burger. Portami il primo con le patolle. Menù ferro, basta. Ragazzi miei, c'ho una fame. Allora ragazzi, è arrivato il panino. Facciamo vedere in camera. Siete? Bello tosto. Alette di pollo. Patolle. Per me me ne mangio uno oggi e basta. No, God, please, no, no! Sì, sì. La carne è enorme ma si sente un botto il formaggio. Pesa però è buono, minchia, buono di brutto. Sinceramente me lo sono già scassato. Ne faccio un altro. Allora ragazzi, 1500 calorie sono andati in 5 minuti. Questo panino è veramente buono. Venite a provarlo qui al Jessis a Cadorago perché tanta roba. Secondo me ci hai messo una cosa con un minuto e mezzo, poi ti trovano. Sì, ma una roba veramente. Cioè, ci ho messo 2 secondi. Avevi giusto un po' fame. Aletta di pollo, senza niente, sofisticata, buona. I might just be free to the best of your critique. A lamb behind a wolf. Always got. Seconda aletta di pollo. Un po' di ketchup. Che può accompagnare solo. In attesa del ferro burger 2. Andiamo avanti ad alette. Che sono morti di fame. Nessuna tattica. Allora raga, il menù però è finito, adesso aspettiamo il secondo panino. Comunque saranno solo panino, dovrebbero essere 1500 calorie. 1500 solo il panino. Le patatine alla lette arriveremo a 2000. L'uomo più bello d'Italia, Federico. L'uomo più grosso di Cadorago. Ah, oh, ti è piaciuto il carro buono? Mi è piaciuto molto. Gli è piaciuto anche a lui. Sì, di non mangiare troppi, di non cagarti addosso. No, l'obiettivo è quello di cagarmi. Siamo al secondo panino. Adesso non so se si vede bene o no. Focus, fratello, si vede? E mi hanno portato anche le patatine, però le patatine ho detto che non le volevo perché mi intoppano e basta. Andiamo all'assaggio. Un minuto. Ma questo è pesante. Sì.
Solitamente non mangio la salsa bevi tu, mi fa cagare. Però questo panino ci sta. Il problema è che secondo me abbiamo messo troppo formaggio. Pochino però, mi manca qualcosa. Sento che manca qualcosa. La salsa BBQ ci sta, ma secondo me dobbiamo fare i buzzurri. Madonna, santo, buona, ma mi sento invincibile. Ah sì, il bodybuilding ci insegna che non si lascia mai alla fine. Adesso sta diventando un po' pesantino. Cazzo, perché ho mangiato dopo la gara? Se non mangiavo dopo la gara, però più che altro potevi star male. Chiudiamo qua la sfida. Due panini, no, almeno tre. Ema, portami un altro panino. Non molliamo. Facciamo il terzo panino, vediamo cosa succede. Mangiamo anche le patatine. Mamma, se devo star male, devo star male. Se dobbiamo star male, stiamo male. Dopo ci sarà la parte di io che vomito, secondo me. La serata qua come sta andando? La serata devo dire che va tutto secondo i piani. Ferro sta spingendo, si vede che aveva fame, era un po' che era in cut, come diciamo noi del mestiere. Ho una domanda intelligente. Sei stata fiera oggi e credi ne sia valsa la pena quando l'hai visto arrivare primo su quel palco? Sono stata fierissima e ne valsa la pena. Con questo possiamo chiudere l'intervista. Ci vediamo al terzo panino. Ragazzi, il mio caro amico Ema ha portato il terzo panino. Sei fiero di questa challenge? È una cosa incredibile, impossibile. Allora, siamo al terzo panino. Come ho detto, penso che sia l'ultimo, ma perché dopo la gara ho mangiato tanto, se no ne mangiavo anche sette. Però raga, faccio il possibile. Si vede Nix? Fai vedere bene? Questo è anche messo meglio, eh. Allora, cosa faccio, no? Vado con calma. No, secondo me te lo devi scassare. Scassa. What? Facciamolo bene o non lo facciamo? Ema! No, sto facendo scherzo. Se non mi parti la coca ti metto le mani addosso. La carne è cotta bene. Io non ne capisco un cazzo di cucina. Da quello che sento, al terzo panino si continua a sentire la salsa BBQ. L'avrei cambiata col ketchup. Il formaggio, come ho detto prima, lo cambierei. Vieni merda. Malato. Cambierei la salsa BBQ col ketchup e il formaggio metterei un formaggio un po' più morbido, perché sincero la carne ti sazia, sì, ma il formaggio ancora di più. Aspetta che scorreggio. Ma è tutto un andare. Ah, ma vieni qua un secondo. Botta dietro la schiena. Dai, cos'è sta roba? Oh. Me ne do, l'ho sentito andare in gola, figa. I've been flying from town to town. Allora qua devo andare di intelligenza, ma se vado forte mi cago addosso. Devo andare con calma. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Cotto a puntino direi. Se voi vedete che mi metto di lato è perché sto scorreggiando dall'altra parte. Tosta. Ma io te l'ho detto, se non mangiavo oggi, cazzo, ce la facevo. Dai. Oh, ce la faccio, però aspetta, no, vomito, sto per vomitare. Vuoi che vomito? È pesante adesso.
Adesso è pesante. Te l'arrivo. Vai, vai, l'ultimo, vai. Aspetta un attimo. Qua ci vuole un attimo di time out. Giuro che rifarò questa challenge a stomaco vuoto. Perché dopo aver mangiato tantissimo dopo la gara, veramente, allora, vi conteggio qua, lo mettiamo con Nico. 200 di pollo, 200 di riso, 150 di gallette, 30 di miele, 180 di fiocchi d'avena, 180 di farina d'avena, 50 di cioccolato fondente, 6 fette biscottate, 150 grammi di yogurt, pane integrale mulino bianco, 5 fette. Testimone di mamma? Sto già in corpo 35.000 calorie, quindi mollare non esiste. Aspetta. Raga, siamo arrivati. Aspetta. Pesante, adesso è pesante. Non mangio un panino da agosto 2022, siamo a luglio 2023. Bravo, bello. Qua le parole sono poche, ma principalmente perché sennò vomito. Devo andare in bagno, assolutamente. No, ma anche questo vuoi riprendere? Fa sto male, aspetta. Cioè, mamma mia. Non fatelo a casa. Raga, sono andato in bagno e ora sto molto meglio, mi sto per gustare il mio bellissimo coffee e vi posso dire che il video è finito. C'è un po' di musica alta, quindi ho avvicinato il microfono alla bocca per salutarvi, perché ormai qua si fa serata, infatti non è solo un posto dove si mangia ma anche dove si fa festa. Se volete venire qua, venite a Cadorago, venitemi a trovare, siamo qua con tutti i miei amici. E niente, questa food challenge pensavo durasse un po' di più, però effettivamente contando tutto ciò che ho mangiato nella giornata, effettivamente non ho mangiato così poco. Cosa possiamo dire per salutare i miei amici? Mi raccomando, seguite tutti il Ferro Team, che diventate delle bestie, mangiate 4 panini, così il mio capo fattura. Allora raga, oh, come sempre, al prossimo video, let's go!